Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Il Pescara di Massimo Oddo piace sempre di più ai suoi tifosi, convincente la prestazione contro l'Avellino, una vittoria che ha permesso ai biancoazzurri di salire a quota 24 insieme alla Cesena. E proprio il Cesena sarà il prossimo avversario dei biancoazzurri, la gara anticipata venerdì sera alle ore 21. È un big match di fondamentale importanza. Andiamo a salutare gli ospiti di questa puntata. Abbiamo un dirigente della Delfino Pescara, Nicola Ditieri. Buonasera Ditieri, grazie per aver accettato il nostro invito. Al mio fianco abbiamo un altro dirigente sportivo di vecchia data, non per l'età ma perché ha guidato società importanti in Abruzzo. Parlo di Antonio Colatriano. Buonasera Colatriano. Grazie dell'invito, ben rivisto. Un collega che fa televisione, giornali, sta sulla breccia da diversi anni, Sergio Cinquino. Buonasera Sergio, grazie, ben rivisto. Grazie, buonasera, grazie. Qui alla mia sinistra un altro dirigente sportivo, lui dice un ex, no, il dirigente sportivo resta sempre il dirigente. Gaetano D'Urso, buonasera. Buonasera. Gaetano, ben rivisto. E poi il nostro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera. Salve a tutti. Tu non sei dirigente, però ne sai più dei dirigenti. Vabbè. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. Subito i numeri per interagire con noi: 392-623-7060 per scriverci gli sms, oppure se volete prenotarvi telefonicamente 085-93-0020. I numeri li trovate appunto in sovrimpressione. Si sta giocando il posticipo di Serie B, è cambiato il risultato: 2-0 per il Cagliari. Inizio folgorante della squadra di Rastelli, anche se sullo 0-0 Cacia dell'Ascoli ha avuto una clamorosa palla gol a tu per tu con Storari, la fallita, e poi poco dopo è arrivato il gol di Giannetti che ha sbloccato il risultato su assist di Melchiorri, poco dopo il raddoppio di Joao Pedro su calcio di rigore per un fallo del portiere Svetkauskas sullo stesso Joao Pedro. Dunque al momento 2-0, abbiamo superato da poco la mezz'ora al Santeria. In Lega Pro si sta giocando Spal Pisa, posticipo della dodicesima giornata, all'intervallo 1-0 per la Spal capolista. A te Enrico. Ecco Andrea, già che ci siamo, ci sono anche notizie riguardanti una panchina che è saltata in Serie B, no? Certo, la panchina dello Spezia. Bielizza aveva avuto una prova d'appello in concomitanza con la gara di Novara, persa anche quella 1-0, e quindi Bielizza è saltato, è stato esonerato poche ore dopo il match, dunque nel tardo pomeriggio di sabato. C'era la quasi ufficialità ieri, è arrivata oggi poi in maniera compiuta. Mimmo Di Carlo è il nuovo allenatore dello Spezia, contratto firmato fino al giugno del 2017. Nel pomeriggio la squadra è stata contestata dagli ultra poco prima dell'allenamento, e poi Di Carlo ha diretto la prima seduta di allenamento dello Spezia, che peraltro prossimamente affronterà proprio il Pescara. A te. Sì, Di Carlo che torna ad allenare la squadra di Serie B a distanza di ben 10 anni. Abbiamo titolato questa sera Pescara sull'oddo volante. Come ci si sente Di Tieri a volare in alto? Soffrite di vertigini? No, vabbè, noi non abbiamo questo tipo di mal di mare. Sì, abbiamo sempre fatto l'otto volante, quindi non ci siamo abituati. Poi, insomma, sono anni che guidiamo la società con risultati alterni, quindi è normale. Non ci esaltiamo quando le cose vanno bene, non ci deprimiamo quando le cose vanno meno bene. Ci stiamo avvicinando quasi agli 8 anni, a gennaio saranno 8 gli anni di militanza in società. Sì, infatti dal 2009, quindi sembra ieri, invece 8 anni. Sembra ieri, ma sono già passati. Tanto da raccontare. Sì, tantissimo, tantissimo. Ecco, Di Tieri è stato uno dei primi a far parte di questa cordata. Molti si sono persi per strada, qualcuno ha deciso di lasciare il timone della società, invece Di Tieri è rimasto sempre al suo posto. Come mai questa costanza di rendimento in società?
Beh, più che rendimento è pazienza, nel senso che io sono una persona abituata a lavorare sempre in autonomia, la mia azienda è tutta di mia proprietà, quindi prendo le decisioni da solo, quindi quando invece sei in un contesto, diciamo, dove devi condividere le cose, devi avere un po' più di pazienza e di disponibilità, però alla base di tutto c'è sempre l'amore per la squadra di calcio e capire anche che quando sei in società normalmente c'è un presidente e anche quando non si è d'accordo col presidente bisogna dare comunque il proprio consenso, perché c'è sempre una persona che guida, che si prende la responsabilità, è giusto che decida il presidente. Sergio, tu ricordi i primi anni di questo nuovo gruppo dirigenziale? Diciamo, poco fa qualcuno ha deciso di lasciare, ci sono stati dei nuovi ingressi. Ecco, pensavi che durasse tanto questa nuova compagine societaria? Sinceramente sì, anche perché insomma, è una compagine che era partita, è vero, una specie di gruppone, però ricordiamo che c'era anche De Cecco, c'erano altri dirigenti, tra cui la Caldora. Diciamo che era un gruppo che secondo me partiva con il piede giusto, anche perché è composto, adesso non è per piaggeria perché è qui a fianco a me, da persone che oltre ad essere appassionate di calcio, anche c'erano parecchi competenti di calcio. È il caso di Ditieri, ma non era soltanto il caso suo, era il caso anche di Danilo Iannascoli, che adesso non fa più parte, diciamo, come in prima battuta nella società, ma comunque è un grande competente di calcio. Secondo me sì, che non sempre giova alla causa per quello che riguarda la società, soprattutto se ci sono più persone. Però lì si percepiva questo stato nascente che arrivava anche un po' dopo quella che era, diciamo, erano gli anni bui del Pescara. Quindi loro oggettivamente hanno portato una ventata di entusiasmo e hanno ottenuto anche senz'altro degli ottimi risultati, nonostante poi ci sia due promozioni. Una retrocessione della Serie A, però campionati ad alto livello. E hanno dimostrato in effetti che questa competenza non era solo fine a se stessa, ma di fatto poi si è tradotta in, per quanto ci siano stati tantissimi errori nell'arco di questi 8 anni, si è tramutata in risultati e anche in entusiasmo. Non è solo l'anno di Zeman, abbiamo seguito tutti con grande entusiasmo, ma è stata anche la stagione scorsa indimenticabile per molti versi, nonostante sia stata opaca per una fase centrale. Quindi sinceramente io mi aspettavo questo. Come sempre succede, poi prende forma da un gruppo, diciamo così, più variegato, prende forma poi una dirigenza che normalmente è la persona che magari è intenzionata a investire di più o che dagli episodi viene portata a dirigere, come in questo caso è stato per Sebastiani. Non è detto che non ci siano altri colpi di scena. All'inizio, questo però dopo ci torniamo, se mi dici che ci saranno dei colpi di scena. No, non è detto qualcosa. Nel senso che in questa evoluzione, certo. Non è detto proprio per... Vi ricordate che all'inizio veniva definito un modello di nuova società, cioè che coinvolgeva diversi imprenditori proprio per far sì che non ci fossero ripercussioni in caso di abbandono di Tizio o di Caio. Ecco, con la Trial, dall'esterno, che idea ti sei fatto di questo gruppo societario dove vigeva la pescaresità, no? E non è stato mai facile coinvolgere gli imprenditori pescaresi. Di questi 8 anni si può già fare un bilancio? Sì, bilancio per me è positivo, a parte adesso anche non abbiamo parlato dei playoff dell'anno scorso. No, lo diceva Sergio, l'anno scorso la Serie A è stata meritevamo, sfidata. No, addirittura meritevamo noi di salire in Serie A, no? Sì. Sia per il campionato e anche per i playoff. Oggi i bilanci purtroppo sono molto importanti, tenere a posto i bilanci, perché noi vediamo nelle squadre punti di penalizzazione. No, dico, mi piacerebbe purtroppo tanto per gli altri, no? No, mi piacerebbe tanto i valori tecnici, cioè noi magari diciamo, no, rimpiangiamo di tenere Melchiorri e magari oggi pensare a un duo Melchiorri-Lapadula c'era da spellarsi le mani, però bisogna guardare purtroppo anche i bilanci, dico purtroppo tra virgolette, perché è importante che una società stia bene economicamente, che
deve pagare l'IVA, deve pagare i contributi, deve pagare gli stipendi, eccetera. Quindi per me questa, per me oggi è una cosa importantissima. Già sta diventando un po' triste di Thierry con no. questi discorsi, no? Ma sicuramente ci sono le scadenze, ci sono le scadenze. Noi non facciamo i soliti discorsi che la società non spende. Può anche darsi che spende male. Io per esempio mi chiedo per quale ragione Donnarumma, adesso lo chiederò a Nico, di che era proprietario Donnarumma, e non so se è stato ceduto completamente oppure è stato dato in prestito, però oggi pure un duo che hanno fatto in Serie C 46 gol, se non sbaglio, correggimi Di Francesco, e in Serie A potevano veramente essere... Poi io l'ho visto i gol di Donnarumma, bellissimi, ne ha segnati 4, uno più bello. Vogliamo rispondere subito di Thierry a questa richiesta di Colatriano su Donnarumma, perché se ne sta parlando molto in questi giorni dopo la doppietta anche di sabato. Ma la risposta è semplicissima, le società... è stata più una scelta tecnica. Sì, infatti è proprio questo il concetto, cioè le società hanno una struttura, hanno dei ruoli. La scelta di La Padula è stata fatta dal mister e la scelta di Donnarumma è stata fatta dal mister, quindi noi siamo, come dire, tra virgolette competenti di calcio, però siamo competenti dall'una in poi davanti a un bicchiere di vino, perché durante il giorno le competenze devono essere esclusivamente dello staff tecnico, quindi l'allenatore è colui che si prende le responsabilità, esatto, direttore sportivo, quindi loro prendono delle decisioni, la decisione è caduta su Cocco, che è l'attaccante che ha segnato più gol, ha segnato 20 gol l'anno scorso, quindi credo che ci sia una grandissima buona fede da parte della società di puntare a un attaccante consolidato. Quindi e per fortuna che è esploso Caprari, altrimenti il rammarico sarebbe stato ancora più grosso, no? Caprari, La Padula, finora 13 gol. Poi Cocco noi lo stiamo aspettando, chiediamo di non farci aspettare troppo, perché noi siamo puntuali quando paghiamo gli stipendi, quando paghiamo gli ingaggi, quindi sarebbe importante anche che i professionisti... Arriverà, lo aspettiamo, insomma, però è ora che ci faccia vedere qualcosa di importante. Deve giocare se se lo merita, perché sennò, se la maglietta non è sudata non giocherà, perché otto le riflessioni che fa penso che siano proprio queste, quindi... Noi da dirigenti, da soci, ci mettiamo a disposizione dell'allenatore, l'allenatore fa le sue scelte e giustamente... Quindi poi... non avete rimpianti per Donnarumma? No. Ma io credo che a fine campionato bisogna tirare le somme e capire se Cocco darà quello che deve dare e se gli altri daranno quello che devono dare. Però sicuramente Donnarumma a me piace, però chiaramente l'allenatore non sono io, è giusto che Massimo abbia fatto le proprie scelte. Con la treno e poi andiamo da tutto. Sì, sì, un attimo. A parte il campionato dell'anno scorso di Cocco, però, nel Vicenza, però sono andato anche a vedere precedentemente. Cocco non è che ha fatto tanti gol nelle varie, diciamo, anche perché c'ha 30 anni, mi sembra. No? Precedentemente non è che avesse fatto sfracelli o segnato tanti gol. Quindi... Ha segnato. E poi, guarda, domenica, venerdì è stato irritante, è entrato in campo proprio impalpabile, un giocatore che doveva fare sportellate, cioè nel senso doveva prendersi due o tre giocatori, li doveva buttare per terra, cioè è entrato in campo. Però qui stiamo trovando un po' il pelo nell'uovo nell'ambito di una serata che ha regalato una grande soddisfazione, no, al pubblico. Sì, ma dobbiamo sempre soffrire, però soffrire fino al 95esimo è impossibile. Tutta una sofferenza. Secondo il Pescara... me Cocco non è un problema. Secondo me Cocco invece è il valore aggiunto del Pescara, nel senso che è una risorsa per il Pescara, perché per vincere un campionato come quello di Serie B, è chiaro, io mi ricordo anche quando fu di Sansovini, che fu comprato nel giorno di ritorno, l'anno della promozione, veniva criticato Sansovini perché non aveva fatto benissimo, quantomeno non aveva fatto quello che la tifoseria si aspettava. Poi Sansovini fece il gol a Verona e con quel gol pescando in Serie B. Cocco è un giocatore, chiaramente è un giocatore da 4-3-3 per caratteristiche, però io non metterei tanto l'accento sull'impegno di Cocco, perché evidentemente si è visto anche negli ultimi appuntamenti che è un giocatore nervoso, che non ha quella tranquillità che aveva magari l'anno scorso.
Però è anche vero che è capitato anche per strada, si è scoperto la pallina, cioè Cocco era stato, Donnarumma non è stato preso probabilmente per non fare ombra a Cocco, però nel momento in cui il Pescara ha trovato un gruppo che fa gol, il problema non c'è, cioè, anzi per certi versi probabilmente se avesse giocato diversamente il Pescara a Cocco magari sarebbe stato l'attaccante principale, ma non ci sarebbero stati quei tre, la banda Bassotti lì davanti che invece ha fatto la differenza e probabilmente è la maggiore novità di questo campionato di Serie B, perché del Cagliari ci si aspettava che sarebbe successo quello che è successo, del Cesena già dalle prime giornate si era visto che era una squadra che con Drago giocava in un certo modo, del Pescara si sapeva che avevano un buon impianto di gioco, però non si pensava che giocasse in questo modo, probabilmente neanche ecco oggi. D'Urso con la Trento diceva non possiamo sempre soffrire, però la sofferenza è stata lieve, no? È stata una gran partita. Il problema è, prima hai fatto una domanda al dirigente. Il dirigente, premesso che in Italia sono 20 milioni di commissari tecnici, e quindi ognuno può esprimere la sua. Però il problema è il rispetto dei ruoli. Il dirigente, che non è più il dirigente di una volta, che c'era il capitano d'industria, quello lì che teneva la squadra, il vette della situazione, il Galeota, il Moratti, vorrei dire. Adesso sono in consiglio di amministrazione. Adesso, quando si tratta di ricapitalizzare, il consigliere di minoranza è chiamato a degli oneri importanti. E nelle società dove ci sono tanti dirigenti, non è che è importante quello che mette il 40% o il 30%, ma è importante stare, però rispettiamo i ruoli. Io non credo che un dirigente possa imporre le sue valutazioni tecniche, ognuno ha fatto la premessa, ha le sue valutazioni, siamo tutti commissari tecnici, ma deve sentire l'allenatore a cui ha dato fiducia. Il peggior dirigente è quello come Zamparini, che sfiducia il suo allenatore dopo 4 domeniche, dopo 5 domeniche, quello che il Berlusconi della situazione, io tifo Milan e Napoli, e il Berlusconi della situazione che manda il se perdi domenica, questo è l'anticalcio, questo è l'antisport. Quello che succede a Sassari, dove l'allenatore della squadra campione d'Italia di basket è stato esonerato ieri, questo è uno sport che faceva parte di un modo di pensare di 50 anni fa. Adesso ci sono bilanci, situazioni e ruoli. Perché ci sono bilanci, situazioni e ruoli. E ruoli da rispettare. Può fare, come si dice quando si facevano, quando ero piccolo io, ma penso anche quando eravate giovani voi, si faceva la passatella, l'allenatore può fare il comodo suo fino a quando lo sa fare. No, con tutto allora, il rispetto per fammi finire adesso, il concetto. Adesso sta andando tutto quando? Bene. Se io società ti dico che prendiamo questo giocatore e possibilmente deve giocare, almeno qui non è una scamorza, ma nessun dirigente chiede al proprio allenatore di far giocare uno che non sa giocare, sono gli allenatori e i dirigenti, quindi possiamo leggere tutti i giorni nello specifico come è prezioso, come Cellino, questa gente qua, a un certo punto sono dirigenti che intervengono nello spogliatoio, nella gestione tecnica, tenendo conto che oggi è ancora più difficile fare questo sport, perché mentre una volta l'allenatore preparava la squadra durante la settimana e quelli erano i giocatori, no? Però Sarti ci ha rassicurato. Adesso perché si tratta di gestire così, 25, si tratta di gestire 25 giocatori. Ma Cocco ti ha rivalutato Caprari? Il posto di Cocco non c'è più. Però il giocatore ha lasciatelo stare. Non è riuscito Donnarumma, ha fatto 4 gol, quell'altra fa. Se vai ad analizzare gli ultimi anni del Pescara, tutti i centravanti del Pescara sono stati sempre rimpianti. Melchiorri, Immobile, Maniero, tutti. Non vi dimenticate quando hanno ripreso Sansovini a Piatta la Coppa per accontentarci, così ho sentito quella sera, stavo in un'altra. E questo che vuol dire quindi? Questo vuol dire che non ci si accontenta mai. Là sta scritto Pescara sul lotto volante. Quel lotto volante fatelo continuare a volare. Però non inserite dei motivi di discussione, cioè è chiaro, ognuno esprime il suo. Si può parlare, però il problema è con te, che la gestione di una squadra oggi ha dei faccio un esempio, la Roma, se ci fosse la Roma, si è concesso di fare due turnover
Folli Garcia stava sull'orlo del licenziamento. Ieri, succede dovunque, no? Attento, ieri Paolo Sousa, il nuovo fenomeno del calcio italiano, ha sbagliato di fare la formazione, gli sono saltati addosso tutti, però se gli puoi battere le mani, che ha rimediato nel secondo tempo. C'è facoltà di critica che in certi allenatori è una merce. Però che dà, tu dimentichi che Pescara una volta era molto più esigente, sia a livello di chiediamo stampa, una società, abbiamo un dirigente qui avanti. Parlato molto fine. Primo, io gli chiedo bilanci in ordine. Quello è importante. È la vita, no, è importante, ma molti se lo dimenticano. E poi fateci divertire e non li fate soffrire. No, io su Cocco, ce l'ha con te, capito? Grazie, io su Cocco, Enrico, se mi permetti, volevo dire un'ultima cosa, anche essendoci qua il dirigente, quindi è un'occasione per cioè, voglio lanciare una provocazione. Secondo me, e lo dico in un momento in cui diciamo Cocco non è al top sicuramente, e probabilmente non è anche il suo tipo di gioco, però Cocco in questo momento diventa paradossalmente il giocatore più importante del Pescara, secondo me. Perché? Innanzitutto perché è un giocatore diverso da tutti gli altri, quindi voglio dire, il Pescara diventa una squadra più attrezzata rispetto alle altre, perché il suo problema in questo momento non è fare gol, è una delle squadre che ha fatto più gol, è vero che ne ha presi tanti, anche probabilmente fra le 6-7 che sono lì davanti è quella che ha preso più gol, però il suo problema non è il gol, quindi in questo momento semmai se c'è un problema è di Cocco e non del Pescara, perché il Pescara ha Caprari, che probabilmente ha preso consapevolezza e l'anno prossimo varrà anche forse il triplo di quello che valeva l'anno scorso. Ma cinque quanti avrebbero scommesso su Caprari? Stesso discorso, però lì è stato bravissimo. È stato bravo l'allenatore. Ma stesso discorso? Lì è stato bravo, lì invece non è stato bravo anche per la Padula. Perché ha lavorato sulla destra. Cocco avesse fatto 4-5 gol, che era quello che ci si aspettava, diciamo, dopo queste prime giornate, probabilmente la Padula non avrebbe avuto questo ruolo. Quindi in questo momento Cocco è il giocatore più importante del Pescara, anche perché è diverso per caratteristiche, io l'ho visto da vicino, è veramente un gigante, quindi è uno di quei giocatori che quando la squadra vuole andare in Serie A dice mi serve un giocatore di quel tipo. Adesso non è andato benissimo, sicuramente adesso le ultime partite ha giocato anche un po' sottotono, ma le prime non è che avesse giocato male. Quello che è preoccupante di Cocco, sai qual è? Io guardo molto bene e attentamente, il problema è che quando questo qui è entrato in campo tu vedi svogliato, cioè non vedi... Le prime partite le ha giocato a buon livello. No, ma secondo me lui si sente fuori dal progetto. Io ho visto un po' di... Lui si sente fuori dal progetto. È svogliato, non è entrato in campo, doveva fare a sportellate. I giocatori li doveva ammucchiare tutti quanti. Ora cominciamo con la maglia sudata. Però adesso... Ma si vede il giocatore quando entra in campo come... Però adesso nell'ambito di una situazione positiva... Non dobbiamo evidenziare solo forse qualche neo che c'è, tipo Cocco. È perché la mancanza di un centrale che non ha acquistato? Ma stiamo a scherzare. Ma il Pescara viene imbucato sempre centralmente. Allora, mi permetto di completare... Quindi sei severo nel giudizio. Il discorso di Cinque. Ma come sei vero? Ma manca un centrale e Cocco per me è stato un fallimento. Ma siccome si parla di Cocco, c'è anche chi dice no, forse a gennaio va via, ma per completare, perché sono d'accordo al 101% con quello che dice Cinguino, ma dietro a Caprari e la Padula, che non mi venite a dire che Benalì è un attaccante. Sì, no. Sì. Valotti non è un attaccante, no, ci sono Cocco e Sansovini. La Padula e Caprari, ci sono solo Sansovini e Cocco. E c'è anche Forte. Ah, è vero, c'è pure Forte. È molto bravo. Vabbè, sì, insomma. Vabbè, stiamo parlando del parco attaccante. In questo periodo chiunque... più completo della Serie B in questo perfetto, momento. E quindi Cocco potrà riuscire solo utile a Pescara, ecco perché sono d'accordo con lui. Bravo. Quindi adesso non sta giocando, anche perché come lo fai giocare con questa squadra che adesso sta non solo andando bene, ma che gioca bene. Perciò dicevo e tutti e tre, Benalì, Caprari e la Padula migliorano di settimana in settimana. Ma poi credo che ci sarà anche il questa momento squadra per ha dimostrato di non dipendere da un singolo elemento, è proprio il collettivo che gira alla perfezione. Ci sono ovviamente delle lacune, come hanno un po' tutte le squadre, no?
perché anzi, come espressione di gioco, le lacune di dietro, ha fatto bene, ho sentito l'intervista a fine partita di Oddo, nel mettere in risalto la prestazione di Fornasier e Zuparic, perché quando Fornasier ha sbagliato, o perché ha fatto qualche fesseria, o perché è stato squalificato, è stato super criticato da tutti indistintamente, quando poi gioca bene va messo in risalto, anche perché si sta parlando di un giocatore giovane. Quindi il giovane è portato a momenti, diciamo, altalenanti nel rendimento. E l'altra sera hanno giocato benissimo tutti e due. Ecco, no? Guardando la classifica di Thierry, Pescara è al quarto posto, quindi dietro al Cagliari che stasera salirebbe a quota 32, poi Crotone e Bari 28 e ci sono Pescara e Cesena. Sta rispecchiando un po' la forza, questa classifica sta rispecchiando la forza delle squadre, o voi vi sentite superiori e quindi una classifica che si può e si deve migliorare? Ma secondo me la classifica esprime più o meno i valori del campionato. C'è una variabile che non si vede dal punteggio ed è l'estensione della rosa, nel senso che a parte volevo fare una parentesi sui centrali, noi abbiamo un centrale che è vicecampione del mondo, che è argentino, sì. Si chiama Campagnaro, quindi insomma penso che in Serie B. Ma là Nico è un giocatore usurato. Usurato, stare in campo non ha mai preso gol, quindi sì, io ci vorrei arrivare usurato. Si infortunerà spesso, cioè. Non mi tocco, non faccio Mulet, non faccio Scaramanzini. Ma è la realtà, perché ci dobbiamo nascondere? Inoltre abbiamo avuto Bunosa che è un centrale fortissimo, che è infortunato, per cui insomma credo che la società il suo dovere l'abbia fatto. Tema invece classifica, i risultati, ecco, tornando anche al discorso di Kokrok, è importante, un giocatore fondamentale per la sua esperienza, per la sua qualità, per la sua struttura fisica, e sarà utile anche giustamente, come dicevano, nel corso del campionato, perché il campionato di Serie B è un campionato lunghissimo, quest'anno poi col problema che è partito in ritardo il campionato avremo spesso due o tre partite a settimana. Avere una rosa ampia e soprattutto una rosa molto giovane, perché l'età media credo che sia... Non dimentichiamolo mai che il Pescara è la rosa più giovane della Serie B. Questo rappresenta un vantaggio, perché un atleta giovane di 20-21 anni recupera con tempi diversi rispetto a un atleta che magari ha un'età più avanzata. Per cui io sono positivo sotto questo aspetto, perché ritengo che poi la classifica finale, quindi come rosa, sarà condizionata anche da questo. Pensate di essere a livello superiore agli altri? Mediamente secondo me siamo fra le prime due o tre squadre, magari c'è qualcun altro che ha 11, no? Più forti, però poi ha 11 scarsi. Noi abbiamo una rosa di 18-19 giocatori molto molto ampia, e anche questo è il motivo per cui in assenza o in ritardo di qualcuno che magari non ha le performance che noi ci aspettiamo, abbiamo delle alternative che ci consentono di fare 3 gol a partita. È vero che ne prendiamo 2, però ne abbiamo fatti 3. Per cui questo alla fine del campionato secondo me sarà determinante. Chi ha i tempi di reazione più veloci, una cosa più ampia, avrà sicuramente comunque vantaggi. Antonio, tu che sei stato finora molto pungente, ti stai divertendo quest'anno, a prescindere dalle valutazioni che hai fatto su Cocco, sul difensore che manca? Sicuramente divertirsi e anche soffrire, come diceva Gaetano. Guarda, il Pescara non ti dà mai la sensazione, fa 2 gol, gira la chiave e la partita finisce 2-0 o 1-0. Per il gioco che ha Oddo, il gioco che fa Oddo, purtroppo è una squadra che è portata a prendere gol, e nel modo come gioca. Cioè sì, non ti ha dato mai la sensazione che tu vinci 1-0 e porti in porto la partita 1-0? A me questa sensazione non me la dà. Anche Zeman è la stessa cosa. Lascia perdere Zeman. È la stessa cosa. Lui gioca alto, gioca in un certo modo. Ma guardiamo, ahimè, non entrare in fai brutta figura, non entrare in disquisizioni di carattere tecnico. Se oggi stai sull'otto volanti, è perché questo allenatore, fra le tante difficoltà, perché oggi io non ti sto discutendo l'allenatore. Gestire... No, attento. No, non lo stai, però a un certo punto quello non gioca. Oggi
questo, i meriti di questo. Ma secondo te perdere con Aternana dentro casa? Ma perché analizziamo sempre le cose positive? Ma perdere con Aternana dentro casa? Perché partiamo da un presupposto. Questo qui sta gestendo nella difficoltà che adesso ha detto i 20 giocatori. Oggi c'è difficoltà a gestire. Questo qui fino a ora ha dimostrato di essere bravissimo a gestire i giocatori, i cambi, mette dentro questo, mette dentro quello, quell'altro e compagnia. Questa è la forza di questo allenatore, che gli viene dall'esperienza di aver giocato a certi livelli. Poi quelle che sono le difficoltà oggettive derivanti, quelli sono altri discorsi. Diciamo. Francesco, tu con chi sei d'accordo? Ma la partita di Novara ce ne siamo. Lui vuole vincere, non vuole prendere gol, vuole divertirsi, non vuole soffrire, praticamente il sogno, vuoi la maglia sudata, no? Vuoi che quello lì quando entra in campo si metta a ballare, cocco, no? Quello lo do per scontato, la maglia sudata, ma non è quello il problema. Il problema è che io non vedo. Questi sono professionisti, la maglia sudata ce l'hanno per proprio. Facciamo un'altra trasmissione. La trasmissione dove ci sta quello là che dice vai night, la sera non dobbiamo controllarla e compagnia. Francesco, finiamo. Erano altri tempi. Ma stai là, altri tempi no, perché quando le cose non vanno bene, adesso va bene tutto. Quando le cose non vanno bene, non ce lo dimentichiamo, a qualunque livello cominciano a uscire le voci del giocatore che fa quello, quello non fa vita sana, quello che poi magari è anche, però che poi magari è anche vero, però se ne parla giustamente quando le cose non vanno bene. Adesso vanno bene e si parla di altre cose. Se magari uno sbaglia un atteggiamento o non ci si fa caso o gli si perdona. Io riconosco mentre... non sono d'accordo quando si dice Oddo è e gli deriva dall'aver giocato a alti livelli, di avere certe esperienze, diciamo. Sì signore, di esperienza da giocatore a alti livelli, penso per esempio a Inzaghi e Gattuso che sono stati a alti livelli come lui, Gattuso. Però aiuta, diciamo che aiuta Gattuso per esempio, appunto, e Inzaghi, che ne sono due che hanno giocato a lei. Secondo me gli deriva dall'intelligenza calcistica che ha, gli deriva dal carattere, gli deriva dal modo come si propone e con i giocatori e con la gli deriva da qualità che ha come persona, che ha lui. Poi a questo ci aggiungi che è stato per 20 anni ai livelli dove è stato, se siamo fai uno più uno più uno tre, perché se no, ma se dovesse non stava con non sto rispondendo siccome sento sempre dire in continuazione dice gli deriva dall'esperienza di campione del mondo e compagnia bella, penso, ripeto, però sulle valutazioni fatte da Colatriano cosa ne pensi? In questo momento sì, forse adesso sarebbe il momento, visto che va tutto bene, di riflettere che magari hai sciupato dei punti banalmente nel corso di questo scorcio di stagione, il pareggio mancato con la Ternana, la partita con la Salernitana. Hai vinto a Como con due tiri, diciamo. Se hai vinto a Como non giocando bene, come diceva di sera, la classifica alla fine rispecchia, appunto, soffrendo il Como che è ultimo in classifica, che se il Como avesse pareggiato avremmo dovuto dire meritava. Grande giornata di La Padula, grandissima giornata di Fiorillo e ti è andata bene, quindi ci può stare nel corso. Si compensano poi queste cose. Io non lo so se si compensano alla fine, se questo è il solito discorso. È un problema che cerchi di fare il salto di qualità, ma aspetti, non si fa mai il salto di qualità. Il salto di qualità lo fai con i risultati, perché adesso va tutto bene, perché adesso gli applausi sono a tutti, perché se uno dice che adesso perché va tutto bene, ma quando le cose non vanno bene è normale. Questo fa parte e del mondo del calcio e credo anche nella vita. Anche di Thierry, che poi come gli altri, prima di essere dirigente, è un tifoso, no? Forse in cuor suo può pensare dopo la partita, chissà se era meglio fare così o fare colà, però tutto sommato quando si fa un bilancio di risultati si esce sicuramente soddisfatti da quanto ha proposto questa squadra, con tutti i difetti che possono starci, così come tutte le squadre hanno
delle lacune in altri reparti. È difficile spogliarsi dalla veste di tifoso o di dirigente allo stesso tempo. Ma per me personalmente è molto difficile perché, sai, ho anche abbastanza di temperamento vivace, quindi rimango sempre tifoso. Se andiamo a vedere le cose lucidamente, la squadra sta facendo molto bene, i risultati sono positivi. Oggettivamente dobbiamo dire che Antonio diceva noi non siamo mai tranquilli di aver chiuso la partita, questo è vero, no? Nel senso che non è una squadra che ti dà la sensazione di dire siamo 1-0, la partita è vinta. Però noi Pescara sta cosa non è che ci è piaciuta mai tanto, insomma, di vincere partite 1-0, anzi quando abbiamo avuto allenatori che vincevano 1-0 con un po' di catenaccia, eccetera, abbiamo sempre contestati. Ti riferisci allo scorso anno? Ma in generale, questo in generale abbiamo avuto 11 allenatori, che qualcuno allenatori dello scorso anno ha fatto 24 punti, fino a mo. Quindi è una squadra, è una città, cioè è una città e un pubblico 24. Che apprezza molto il gioco, anche se dobbiamo soffrire un po' di più. La verità è che noi soffriamo con le squadre che tendono a chiudersi, squadre fisiche, squadre che ti ripartono, che non ti fanno giocare. Col Crotone e con il Cagliari abbiamo vinto, dimostrando che con le squadre che si giocano la partita, facciamo meno fatica. Con le squadre che si chiudono. Quindi Cesena potrebbe essere una partita aperta, no? Se è una partita aperta, noi ci divertiamo e ce la giochiamo. Si può vincere, si può perdere. Allora, Andrea, sentiamo un po' qual è l'umore dei tifosi sui social. Sì, intanto ti dico che appena iniziato il secondo tempo, siamo al primo della ripresa, sempre 2-0 per il Cagliari sull'Ascoli. In Lega Pro invece il Pisa ha ribaltato il risultato, il Pisa di Gattuso, avanti 2-1 a Ferrara contro la SPAL e manca un quarto d'ora alla fine. Possiamo vedere dunque la prima tranche di SMS e poi andiamo in pubblicità. Certo. Ecco, il primo di Thierry, buonasera, ci spiega perché Iannascoli lascia il Pescara, chiede Alfredo da Pescara. Ma non è che Iannascoli lasci il Pescara. Iannascoli fa parte della società, è in un momento in cui probabilmente starà facendo le valutazioni. Io mi auguro che tutta questa situazione rientri, perché Danilo è un amico, è una persona molto attiva, dinamica, che ha dato sempre un grande contributo, quindi mi auguro che lui faccia le valutazioni che lo porteranno a rimanere in questa compagine. A proposito, oggi è sorta un'altra polemica che riguarda Iannascoli, ma non la Delfino Pescara, perché c'è il derby di calcio a 5 tra Pescara e Acqua e Sapone, e Iannascoli se l'è presa un po' con la società rivale perché ha accettato di giocare venerdì alle ore 21 con diretta su Rai Sport in concomitanza di Cesena Pescara. Quindi Iannascoli ovviamente voleva giocare in un altro orario, secondo la sua versione l'Acqua e Sapone non ha accettato, questo per dovere di cronaca. Andiamo avanti, Andrea. Sì, prossimo. Va bene le vittorie, ma a me questa difesa continua a non convincere, è molto difficile vincere con lo stile Zeman, bisogna registrare qualcosa lì dietro. Sergio. Zeman. No, su questa valutazione... Si chiamati in casa. No, sulla difesa sono in parte d'accordo col signor Antonio, ma solo per il fatto di Salamone, perché secondo me era il giocatore più importante del Pescara e quella è stata una leggerezza che probabilmente va annoverata. Che continua a non giocare a Cagliari. Non gioca, paradosso del calcio, non gioca a Cagliari, neanche stasera sì, mi sembra che sia titolare, ma questo potrebbe anche non significare nulla, perché quel tipo di giocatore noi lo conosciamo bene, l'abbiamo visto a Pescara, l'abbiamo visto nei playoff l'anno scorso, ma nell'arco di tutto il campionato era il giocatore più importante, e penso che con un giocatore come Salamone il Pescara sarebbe già da indicare come la candidata numero uno, se non al primo posto al secondo. Senza Salamone, senza nulla togliere a Campagnaro, ma non per il discorso dell'usura, proprio per le caratteristiche. Campagnaro quando ha giocato non ha preso nessun gol e questo già significa qualcosa. Purtroppo le sue condizioni. No, però io dicevo proprio per le sue caratteristiche, quindi non mi riferivo all'usura, proprio perché era il classico giocatore che è in grado di dirigere la difesa, uscire anche palla al piede, cosa che magari Campagnaro riesce a fare meno. Su questo sono d'accordo, però il discorso della difesa è relativo, cioè questa squadra non può dare... Però in quei reparti si è stati un po' sfortunati, perché c'era Bunozza che ci sono state delle situazioni, ma anche per caratteristiche, perché il Pescara adesso gioca, si dice che a Pescara piace il bel gioco, e sicuramente è vero, però due terzini così, chiamiamoli ancora terzini alla vecchia maniera, che sono in sostanza due fluidificanti, probabilmente non neanche
neanche Zeman ce l'aveva, perché con Zeman c'era Zanon che era un po' così imprestato a fare il fluidificante, in realtà era un giocatore molto ordinato che Zeman aveva addestrato ad andare sul fondo. Adesso due giocatori così, due terzini così, è chiaro che i due centrali a quel punto un minimo di rischio necessariamente lo corrono, ma è anche vero che giocare con tre piccoletti lì davanti più la punta e due fluidificanti non si può pretendere anche che poi avere la certezza di non prendere gol, tant'è vero che gol li ha fatti. Sì, Francesco, adesso scateno la guerra. Che succede? Con quello che sto per dire, faccio il per spiegare. Intanto il Pescara è una squadra che gioca molto la palla e quindi secondo me è portato naturalmente a correre qualche rischio in più in fase difensiva. Molto dipende anche dalle caratteristiche. Sergio, no? Esatto, molto dipende dalle caratteristiche dei giocatori. E molto sto pensando che i due centrali del Napoli, l'intera Italia diceva che non potevano giocare, Albiol e Koulibaly. Sì. Con l'allenatore dello scorso anno. Bravo, quest'anno bravo, c'è bravo. Un altro allenatore bravo. Che fa giocare la squadra, che fa bravo. Divertire. E il Napoli c'ha la miglior che non prende gol. Molto dipende. E qui attendo adesso a quello che dico. Attendo a quello che dico perché sentiamo quando ho detto scatena la guerra, perché stavo pensando, speriamo che la gente lo capisce. Bravo. E qui entra in campo quindi l'allenatore. Perché se con la difesa dell'anno scorso il Napoli beccava una caterva di gol, con la stessa difesa, non gioca Maggio, gioca un altro insieme, ma con la coppia centrale difensiva che è la stessa e con una squadra portata a giocare non prende gol, vuol dire che l'allenatore sa dettare determinati movimenti e i giocatori fermo. Però il Napoli non ha cambiato il centrocampo che ha cambiato il Pescara, quindi io infatti, la fase difensiva io infatti risentire. Mi sembra che come sito. Mi sembra di aver detto che il Pescara gioca, no, io parlo anche di come lavora l'allenatore, sicuramente Oddo lavora bene, quindi è meglio che dico questo così non si scatena la guerra. Però il Pescara è vero che ha cambiato molto rispetto per esempio a come ha cambiato il Napoli, però io questo paragone l'ho fatto perché molto dipende anche da come lavora l'allenatore, da come i giocatori recepiscono quello che l'allenatore chiede sul piano tattico di determinati movimenti, altrimenti non si spiega il fenomeno Napoli, ma ti potrei fare l'esempio degli ultimi 10 anni, di tantissime altre. C'è alla base, l'ho detto per primo, il Pescara è portato a giocare, certo. Perché lo vediamo tutti come gioca palla a terra e gioca in un modo, se vogliamo, sotto alcuni aspetti anche spregiudicato, in più poi dipende dalle caratteristiche dei singoli giocatori. Concludo quello che dice lui, che è un ragionamento perfetto. Non tanto il Napoli, quello che sta facendo, quello che continua a fare l'Empoli, quello che continua a fare sotto la regia di Sarri, gioca un calcio eccezionale, un calcio eccezionale. Le due partite che ha aperto non meritava di perdere. Diamo meriti anche a Marco Giampaolo. Si lavora su come si continua a lavorare su come aveva lavorato Sarri. Sarri. Sulla valutazione di Francesco, ti trovi d'accordo? Sono d'accordo, volevo aggiungere un passaggio, perché noi secondo me dobbiamo dare anche un po' di tempo a Oddo per mettere a fuoco alcuni aspetti, perché la difesa normalmente non dipende solo dal reparto difensivo, ma dipende da tutta la squadra. Noi con Zeman, mi ricordo all'andata col Cittadella, abbiamo avuto 5 uomini del Cittadella soli davanti al portiere. Ma te lo ricordi, ma degli ultimi 4-5 incontri della stagione Zeman abbiamo fatto sono 20 gol, che con 20 gol fatti e 0 subiti, bravo, quindi stavamo vincendo 4-0 e finì 4-3. Bocchetti, te lo ricordi Bocchetti che faceva anche, il terzo difensore, è stata una soluzione anche Bocchetti, come ripeto, alla base c'è poi la caratteristica dei singoli giocatori, soprattutto quelli che cominciano la fase difensiva sul fronte d'attacco, poi si passa al centrocampo e poi alla difesa. L'intelligenza dell'allenatore, faccio un esempio su Sarri, che ha fatto comprare Valdifiori quando si è reso conto che un giocatore che il Napoli stava vendendo, Jorginho, era più adatto al tipo di gioco del Napoli, ha rilanciato Jorginho non si sa quanto vale. Bene, il miglior centrocampista. Sono le 21:45, Andrea, ci fermiamo solo 3 minuti per la pubblicità, poi torniamo in studio con altri messaggi, con altre valutazioni anche in vista della prossima trasferta di Cesena. Il risultato a Cagliari, mi dicevi, è sempre 2-0. Sempre 2-0 al decimo della ripresa. Bene, a tra poco.
Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande punto alla croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Ora 21:50 minuti, allora riprendiamo da Andrea Costantini. Ci sono messaggi o telefonate? Sì, abbiamo dei collegamenti telefonici, possiamo sentire qualche amico da casa, Enrico. Sì, un breve spazio, pronto TV6? Pronto? Pronto, sì, pronto, buonasera. Buonasera, sono Alfredo da Pescara. Buonasera Alfredo. Ah, senta, volevo fare una domanda al giornalista Di Francesco. Sì. Volevo chiedere, secondo me il fatto di non aver confermato Donnarumma è stato un grave errore, perché chiaramente potevamo fare una coppia tipo Pulici Graziani, tanto per intenderci, che sicuramente con loro due sarebbe stata la Serie A con buone possibilità diretta. Invece adesso chiaramente questa è una squadra che secondo me può ambire al massimo dei playoff, tenendo conto anche che adesso andiamo anche campi pesanti. Quindi questa è una squadra molto leggera, e quindi con i vari Caprari e altri giocatori sicuramente bisogna vedere se avranno questo rendimento anche nella fase invernale.
anche perché secondo me Koch è un giocatore che tipo Rebonato ha bisogno di due larghe come pagato Rebonato, chiaramente, come pagato Berlinghieri, e chiaramente se continua così lui sicuramente a gennaio chiederà di essere ceduto, se chiaramente non gioca mai penso sia inevitabile questa cosa. Grazie. Grazie, ovviamente la domanda è per Francesco che ha seguito Donnarumma e la Padula nella passata stagione, è proprio il tema che abbiamo affrontato all'inizio della trasmissione ed è sulla bocca un po' di tutti i tifosi proprio perché Donnarumma sta facendo gol. Ma perché ha fatto 4 gol nelle ultime 3 partite, se no Donnarumma se ne è parlato, vedi quanto, certo, è bello il calcio? Certo. Io non ne parlavo per rispetto a Oddo, perché tra l'altro avrei preso le pernacce, cioè stai a parlare Donnarumma che non gioca con la sanità. Siccome adesso è entrato le ultime 3 partite, bravo, continua a non giocare, continua a farlo giocare da esterno, Torrente l'ho avuto pure a Gubbio. Il calcio è questo, certo, capito? Torrente fa giocare Donnarumma, centravanti d'area, ha avuto il movimento sul secondo gol che sembrava, ve le ricordate, i Carion con la ballerina su una gamba sola che giravano su se stessi, ha avuto un movimento su se stessi, qualcosa di incredibile, e l'anno scorso era... Però l'unica cosa di cui non possiamo lamentarci è proprio il settore offensivo, sì, esatto, perché è esploso Caprari. Dico, che... Adesso tutti quanti sono accorti di Donnarumma, Oddo ha fatto una scelta, i risultati gli stanno dando, certo, ragione. Gol che fa. Eh? Ma l'avete visto il gol di testa che ha fatto? Non quel con la domenica. A me lo dici? Oh, io non sono venuto a menare una categoria solo inferiore. Sì. Mica ho avuto adesso... 4 categorie sotto. Però chiariamoci, sì, ho capito, non ma esiste adesso... un problema attaccante a Pescara, no? Ehi, ma perché la Padula sta facendo gol? Fatevi un esame di coscienza quando vi fate la barba la mattina, perché se la Padula non avesse fatto 8 gol e avesse fatto solo 3, allora Sebastiani, Di Chieri, Iannascoli, Oddo sono tutti stupidi, non capiscono niente. Che ci facciamo che la Padula? O no? O no qua giù? Infatti... Adesso la Padula ha fatto 8 gol, è bravo Oddo, è bravo Di Chieri, è bravo Sebastiani. Beh, certo. Ho capito come... Sì? Chi l'ha preso? Prego? Ha preso il Pescara. E lo so, sì, appunto. Dico, ma perché è andato bene? Perché qualcuno avrebbe potuto rimproverare però... la scommessa di un giocatore di Serie C che non aveva mai giocato, non aveva giocato mai con continuità in Serie B. È normale il giudizio del tifoso, no? Che quando esplode dice perché non siamo arrivati... Questo è uno dei grandi errori del calcio italiano. C'è una Under 21 che sforna giocatori uno dietro l'altro e le squadre non li fanno giocare. Nella Premier League Leicester, primo in classifica, fa giocare un Vardy. Sì, fa 13 gol di fila, quell'altro fa giocare il Ganese che gli ha fatto. Il Milan si è levato Aubameyang che ha segnato 13 gol di fila ed è capocannoniere della Lega tedesca. Vabbè, il problema è che non la Juventus, cioè, dire, la Juventus ha Rugani e non lo fa giocare. Il problema è che gli allenatori italiani hanno paura. Andiamo a riflettere, era una scommessa. È una scommessa dei tifosi, dei super tecnici. Sì, come no? Fortunata. No, no, è una società che vede, no, è una società che con i suoi tecnici, esatto, e con i dirigenti vede lontano, perché giustamente non aggiunge qualcosa, era una scommessa. Altrimenti quando ci sono i demeriti, ok, tutti possono parlare, ma diamo i meriti a una società che prende pure Vecchiorri, lo stesso Maniero che non era Immobile nessuno, Insigne, Immobile non Insigne, era uno scommessa, cioè, sono passati fiori di attaccanti, non è che li avete trovati per caso, no? Beh, sono stati fortunati. Meglio essere fortunati che giocare. No, è chiaro che se poi magari... Una volta si riceve meglio essere fortunati che figlio di re. Ieri sera l'Inter negli ultimi 10 minuti ha messo dentro Brozovic e Perisic, che sono probabilmente due anche, non qualunque, uno è giovanissimo, l'altro è fortissimo, ma in ogni caso voglio dire, riesce a vincere. Se il Pescara riesce a tenere in panchina, poi non abbiamo parlato prima di Sansovini, ma insomma Sansovini è sempre la bandiera del Pescara, è così come riesce a tenere Cocco in panchina. No, Sergio, il bello è che questa società, quando ha investito su giocatori da nomi più blasonati, tipo lo Sforzini che era capocannoniere in Serie B, o altri nomi che adesso non mi vengono in mente. Ma Sforzini era un problema, perché quel Pescara non segna... Perché lui sì, no, voglio dire, quando si investe su un attaccante va a finire che non si riesce a... No, chiaro che poi magari qualche errore la società l'ha commesso. È il mercato. Cioè, il mercato magari, ecco, quella di Salamon, torno a dire, secondo me è stata una leggerezza non da poco. Ha perché, firmato la sera prima, tutto qua. È un errore, in ogni caso è un errore tecnico. Il problema è che c'è un altro soggetto che deve mettere nel calcio moderno, che sono i procuratori. Attenzione. Su
Salamon, ecco, non è per difendere l'operato di Sebastiani, perché Sebastiani si difende da solo. No, no, vabbè, ma si tratta di mettere Salamon, quello che era una cosa non credo che si possa imputare alla società una colpa su Salamon, perché Salamon, se andiamo a vedere bene la situazione, non si è comportato. Si era già, non voglio entrare nei particolari, però un giocatore te ne devi assicurare, non è che devi stare magari, però ragazzi, cioè, il 99% degli affari che si fanno nella vita tra persone, nel business, non nel calcio, anche nel calcio, ti assicuro, anche nel calcio ci si stringe la mano, si è d'accordo su certe cose, poi nel calcio, questo non direi, nel calcio, lascia stare, perché insomma sono 8 anni che sto qua dentro, ho cambiato 11 allenatori e vedo che ci sono persone che nella norma non è il primo caso, non sarà neanche l'ultimo, tanti altri e ce ne saranno altri, non sarà neanche l'ultimo, però devi anche considerare che i calciatori hanno la loro volontà e quindi certe cose non si possono imporre, ci si può lavorare sopra, si possono prendere gli accordi, però se di testa sua l'allenatore si è aspettato, perché c'era quella squalifica di mezzo, quindi c'è stato un virtuosismo che la società ha voluto fare, se tu sei un giocatore ci credi, prendi, lo firmi, lo fai firmare, poi se il giorno dopo hai perso una partita non succede niente per la squalifica. Insomma, cioè, far firmare mi sembra una cosa un po' forte, se tu non puoi prendere la mano di un calciatore. No, però se lo stesso discorso di Maniero quando è andato via, diciamo, cioè la società l'ha inseguito, si fanno delle proposte, lo stesso discorso di Zeman, allora perché non ha firmato subito? Non ha firmato solo perché c'era una squalifica e quindi si voleva far scontare la squalifica, questo è stato il motivo. Ma ci ha fatto le visite mediche, ha fatto. Ha maggior ragione, doveva venire, che aveva già firmato. Vabbè, comunque, questo. Ah, c'è un'altra telefonata, poi non so se ne avremo altre perché ci sono tantissimi messaggi. Pronto TV6? Pronto, buonasera, sono Maurizio. Buonasera Maurizio. Ciao Enrico, ciao. Buonasera. Un abbraccio a D'Urso, un saluto a Di Francesco e un grande grazie a Nico Cinquino, che gode della mia stima. Prima ha parlato di gruppone iniziale della società, ma ho omesso di chiedersi e spiegarci come mai nel tempo è diventato un gruppetto che non finiremo mai di ringraziare. Chiunque grazie. Ha a cuore il Delfino sarà il benvenuto, ma noi abbiamo bisogno di imprenditori, non di prenditori. Grazie e forza Pescara. Un gruppetto, se era una domanda rispondo, cioè, sì, da gruppone a gruppetto. Da gruppone a gruppetto, secondo me era una naturale evoluzione, tant'è vero che quella di Pescara è stato un laboratorio e anche per certi versi è stato anche un esperimento riuscito. È chiaro che nella naturale evolgere delle cose ci stava che da 10 magari si passasse a 5 o che i 5 cambiassero. In ogni caso era una società nata proprio per la mancanza di un vero leader in quel momento, che si prendesse il cosiddetto patron, come era una volta il commendator Scibilia o come in altri casi anche in altre società. Chiaramente il gruppo era una scommessa, la scommessa è riuscita, perché dicevi tu, io adesso non mi ricordavo neanche, ma 8 anni sono tanti. Gennaio 8 anni. Comunque ci siamo. E quindi in ogni caso è stato un grande risultato da quel punto di vista. È chiaro che poi, come sempre succede, le situazioni e gli equilibri cambiano. Cioè, adesso dicevi prima, tante volte basta la stretta di mano, non sempre basta una stretta di mano nel calcio, perché cambiano gli equilibri, cambiano gli interessi, cosa che di fatto è accaduta. È chiaro che poi ci sono anche i cicli, per quello io dicevo, quando dicevo ci potrebbero essere novità, non mi riferivo a delle notizie che ho, ma a vedere quello che succede e quello che è un po' quella che è stata l'evoluzione in questi 8 anni, non ci sarebbe neanche da stupirsi se poi nel tempo potesse. L'importante è che ci sia continuità. C'è stata una novità in ogni caso, perché si è passato dal patron o da chi magari investiva in prima persona e comandava, sbagliando, prendendosi le critiche e prendendosi anche i meriti. Devo dire, negli ultimi anni, per la verità, anche meno meriti, per sfortuna, perché magari sarà stata anche una società fortunata, però di fatto dei risultati sono stati ottenuti, non solo le promozioni, anche a giudicare da quelle che sono state le campagne degli ultimi 2-3 anni. Il vero neo, il grosso l'anno punto interrogativo Serie A, sì. È stato l'anno della Serie A, che è stato disastroso anche da un punto di vista, diciamo, di non solo un errore. Ecco, colgo l'occasione, è stato anche un errore di concetto. Ieri, cosa vi ha insegnato quell'esperienza negativa, no? Della Serie A anche in fase di campagna trasferimenti nel mese di gennaio, perché tutto vi si può riproverare tranne
il mercato effettuato negli ultimi anni in Serie B, dove avete allestito sempre squadre competitive, negli ultimi 3 anni soprattutto? Io penso che l'esperienza della Serie A ci abbia insegnato tanto, e innanzitutto abbiamo capito che per fare cose, dico forse una banalità, ma bisogna essere bravi. Se uno è bravo ottiene un risultato, se non è abbastanza bravo ottiene una sconfitta, ed è quello che è successo a questa società. Allora, in cosa non siete stati bravi quell'anno? Non eravamo pronti, non avevamo l'esperienza, non eravamo conosciuti, non ci conoscevano e non conoscevamo il mercato, e quindi fai degli errori, la dirigenza non era pronta, lo staff non era pronto, non erano pronti i calciatori. Noi siamo andati a giocare a San Siro, i nostri calciatori facevano le foto allo stadio. Ma non parlo tanto di risultati sul campo, poi io parlo di politica societaria nel... Mi riferisco anche a questo. In classifica ci stanno quest'anno in Serie A, le ultime due, vabbè, è quasi una mosca bianca, però due squadre a 6 punti, la terz'ultima a 11. Avete mai pensato che alla sosta avevate 20 punti, 20 o 21? Vabbè, è lo stesso. 20. Ma quando io dico... 20, 20, forse 20, è stato un arbitro più taglio. Mi viene da pensare che il delitto, tra virgolette, calcistico, è stato il mercato di gennaio, sì, e il girone di ritorno. La scelta dell'allenatore quando andò via Stroppa. Questi forse sono stati gli errori terminanti, perché 20 punti al giro di boa... Se ne facevate un'altra e 20, 40, un altro poco andavate... Sì, secondo me il peccato originale, che un'altra il peccato originale, però dobbiamo correre. Stroppa già dall'inizio. Vediamo questo discorso però, di Pieri. Però intanto Stroppa non Stroppa. Insomma, non succederà Stroppa, più, come cantava... Ma no, ma succederà se saremo bravi, fa parte di un percorso di crescita, quindi è tutto qua. È molto più semplice di quello che si pensa. Se sei bravo vai avanti, se non sei bravo torni indietro. Quindi ieri il Frosinone ha preso 4 gol dall'Inter, adesso... situazioni, quando vai in Serie A è un altro mondo, devi essere pronto ad affrontarlo. Allora, un'altra telefonata e poi andiamo con i messaggi. Pronto TV6? Pronto? Salve, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Gabriele. Gabriele da Pescara? Sì. Prego, signor Gabriele. Niente, volevo dire innanzitutto complimenti per la trasmissione al conduttore. Poi ricordavo che una trasmissione l'anno scorso il signor Colatriano aveva parlato di La Padula, all'epoca giocatore del Teramo, e mi ricordo che aveva detto che avrebbe segnato tanti gol anche in Serie B. Era giusto per spezzare una lancia a suo favore. No, complimenti per la memoria, perché forse non ce lo ricordavamo nemmeno noi, no, di questo. Non mi ricordo se era questo o un'altra. Sono d'accordo con la sua analisi per quanto riguarda la sicurezza, per un tifoso di stare più tranquillo. Volevo chiedergli, secondo lui, se il problema di questi gol presi deriva da un problema tattico, magari se a gennaio si può comprare qualche giocatore che magari aiuti di più alla solidità della squadra. Sì, beh, a questo ci risponderà Di Tieri, non con l'Adriano, ovviamente. Sul va bene. Grazie, signor Gabriele. Anche se io mi sento molto tattico, quindi... Sì, mancherebbe. Tattico. Molto tattico mi sento, quindi... Ironizzi, tu, forse nel basket sarai più tattico tu, sì. Però nel calcio mi sa tanto che è uguale la... Comunque io non entro in questioni tattiche, in questioni di carattere generale, capisci? A parte voglio ribadire che chi segna, ho detto prima, 24 e 22, 46 gol in Serie C, minimo ne erano 30, se non qualche cosa in più in Serie B, sia Donnarumma che La Padula. Ci avrei sottoscritto, l'avrei firmato. Ma non giocherebbe Donnarumma oggi, comunque, con la squadra che c'è, non giocherebbe. È un problema tattico, quello che mi fa stare sempre lì. Ecco, mo lo prendiamo il gol, mo lo prendiamo e poi lo prendiamo. Perché lo vediamo subito da come stanno i giocatori in campo, non occupano tutti gli spazi, ci sono dei vuoti delle volte dove tu vedi che l'azione dell'avversario... Non occupano tutti gli spazi, quelli sono 11 in campo, non occupano tutti gli spazi. Ma è chiaro, ma non come si fa? Allenatore, è una scelta di gioco. Ma ancora, non significa... Vediamo i messaggi. Non significa questo, te lo dico io. Non me lo dire, che non lo voglio sentire. Sono tutti gli spazi che devono occupare in un modo armonico. Vabbè. No, però il tifoso voleva sapere se a gennaio interverrete sul mercato per un difensore. Magari Salamone. Guarda, noi dobbiamo imparare, secondo me, dagli errori del passato, perché come dicevamo prima, in Serie A eravamo 20 punti nel girone di andata, poi la campagna di gennaio è stata un disastro.
bisogna prevedere il passato, dico io, bisogna essere bravi a prevedere il passato, quindi cerchiamo di non fare gli errori che abbiamo fatto in passato. Se ci sono degli interventi da fare, ci sono delle opportunità importanti, io credo che la società sia pronta a cogliere questa opportunità. Andiamo con gli altri messaggi e poi alle 22.12 mandiamo la pubblicità. Andrea. Ok, ok, possiamo andare. Il Cagliari distruggerà il campionato, ma per il secondo posto ci siamo anche noi, a patto che a gennaio prendiamo un paio di difensori di spessore. Toni da Giulianova. Ecco, ha risposto ora Di Thierry, quindi ci ha anticipato la risposta. Per Di Thierry, fino a quando Sebastiani avrà la carica di presidente? Chiede Luigi da Montesilvano. Questo fa parte del... siamo nelle mani del Signore, non sappiamo... Non sappiamo, cioè non siamo in grado di fare previsioni su questo. La verità è che comunque la nostra apertura a nuovi ingressi e a nuovi soci è sempre stata acclarata da sempre, quindi la disponibilità è massima. Come diceva anche Maurizio, il tifoso che ha chiamato prima, noi siamo sempre aperti a chi vuole fare il bene del Pescara e vuole dare un contributo. Su Sala non posso fare una domanda? Sì, intanto prepariamo l'altro messaggio. Presidente, fai la domanda. Sì. Proprio per come curiosità, so che Pescara è una piazza molto anche permalosa per molti versi, ma Salamo stasera non giocava e non so se poi si è entrato nel corso della partita. Nel caso che dovesse capitare l'occasione, perché per quegli equilibri strani che spesso si verificano nel calcio, di farlo tornare, voi sareste disponibili a portarlo, oppure una volta fatto lo sgarro non c'è più la possibilità per Salamo? Secondo me stiamo parlando di ipotesi, vediamo, se si dovesse verificare, io penso che lo valuteremo. Poi sai, le motivazioni per cui lui ha fatto delle scelte alla fine le sa soltanto lui. Noi non è che non proviamo, penso, rancore. Anche con Maniero che è andato via, Melchiorri, cioè sono ragazzi che sono sempre rimasti attaccati alla società, al presidente, quindi guarda, Massimo, la domanda è giustamente fondata, pertinente, ma da parte nostra non penso che ci sia nessun tipo di... Stiamo leggendo il messaggio, Andrea? Sì, perché la città non si accende per questa squadra? Poco pubblico allo stadio e una curva nord poco passionale. Siete d'accordo con questa valutazione? Ancora non si accende la città, soprattutto la curva nord appare, come dice il tifoso, poco passionale. Sergio? No, a me non sembra, io penso che la curva nord ha avuto il suo periodo di freddezza quando ci sono stati dei problemi, probabilmente aveva anche le sue ragioni, ma l'ha dimostrato in modo plateale, ma anche la dimostrazione plateale è quindi quella che sembrava una freddezza, cioè col fatto di arrivare tardi o addirittura disertare lo stadio, è un segnale di attaccamento, quindi io penso sia una delle curve tutto sommato più anche migliori d'Italia. Non penso che sia, anzi penso che come attaccamento ai colori non si possa rimproverare niente. Ancora un altro, Andrea? Viste le condizioni fisiche di Campagnaro a gennaio, se vogliamo lottare per l'unico posto disponibile per la diretta, prendiamo un centrale di spessore, il reintegro di Pesoli non serve. Tema molti ricorrente. Battono su questo discorso del difensore per gennaio, forse per quanto è accaduto nell'ultimo periodo, soprattutto per la carenza. Come si chiama quello infortunato? Bunozza. Bunozza è infortunato. Campagnaro, io mi auguro che torni e che giochi 20 partite da qui, 20-25 alla fine del campionato. C'è solo Zuparic e Fornasere. Non mi sembra che ci sono tanti difensori laterali, esterni, i terzini, come diceva lui di una volta, che sanno adattarsi, o un terzino sinistro, o un terzino destro, a fare il centrale. E quindi potreste andare... Certo. Il campionato, lo diceva di ieri, fino a giugno, con tanti turni infrasettimanali. Siete pronti, sì. Ma lo sanno meglio di noi. Lo sanno. Allora, un messaggio e poi pubblicità, Andrea. Lo sanno che lo devono fare. Di Thierry, come mai lei è uno dei pochi che resiste in società dal primo giorno del nuovo corso? Massimo da Pescara. Bella domanda. Come mai? Io sono anche il presidente dell'associazione vittime di Sebastiani, quindi... Ah, è una questione di vocazione. Sì, quindi. Sì, ci sarà qualcosa di spirito di sacrificio estremo. Fino alla fine. Bene, andiamo in pubblicità e poi andremo fino alla fine. Vero, pur l'altra volta. Fino alla morte.
poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 22:17 minuti, ancora qualche messaggio, poi parleremo della prossima trasferta di Cesena. Andrea, cerchiamo di velocizzare un po'. Certo. Allora, intanto un aggiornamento, Cagliari 3, Ascoli 0, doppietta di Joao Pedro, ma punteggio troppo largo perché l'Ascoli ha avuto diverse occasioni. Allora, vediamo un po', Cinquino, parlando della curva, ha dimostrato di non essere lucido. C'è riferimento alla
Ovviamente manca un pezzo, nel senso che se dicesse anche in cosa ho peccato di lucidità, io potrei rispondere con più pertinenza, però io penso di confermare quello che ho detto, cioè questa curva è una bellissima curva, cioè non si può dire, e del resto lo dice la storia della curva nord, se si fa riferimento a delle pause, a dei periodi che ci sono stati, io invito a vedere qualche altra curva, il telespettatore, qualche altra curva. Certo, se si fa il paragone con la curva di un tempo, capisco, forse cioè io sto ragionando, anche il telespettatore, perché poi non so, cioè se avesse completato magari con grande affettuosità, come si dice in questi casi, se avesse completato potrei, perché i puntini sono sempre una cosa che significano tutto e niente. Questa curva, io mi riferisco anche un po' alla sua storia quando parlo della curva di Pescara, e tu Enrico meglio di me, certo, puoi confermare questo, che poi voi mi venga a dire che non è attaccata al Pescara, questo no, se ha commesso degli errori, probabilmente li ha commessi anche per troppo attaccamento, ma è una delle curve più forse belle. Forse non è numerosa come una volta, ma certo non è la colpa di chi ci va, diciamo, di chi è una non curva va, che ha tollerato no? Anche Bandierone tanto. Silvi a Como. Prima abbiamo fatto i complimenti per quelle cose che, per cui la società merita i complimenti, ma ne ha ingoiate anche tante la curva in questi anni, e non dimentichiamo la Serie A che, insomma, torniamo a dire, è stato davvero pesante per una curva. Il fatto che non sia numerosa, invito a vedere la colpa di chi non va, non di chi ci va. Le altre ma poi in ogni caso, appunto, cioè se va e critica, no, allora non è che si può questo assolutamente. Se non va è comprensibile, perché insomma ci sono anche tante cose che altre curve magari sono violente. Certo, allora andiamo ad un altro messaggio. L'anno del Pescara, non so quante altre curve avrebbero avuto un comportamento così corretto. D'Urso, lei in passato criticava spesso i tifosi, che ne pensa della curva nord di oggi, sempre più vuota? Nico da Pescara. Ma io non criticavo i tifosi, io criticavo certi atteggiamenti dei tifosi. I tifosi sono un valore aggiunto per una squadra, per una società che fa dei sacrifici e che ottiene dei risultati. Ho sempre considerato i tifosi di Pescara una marea emergente che mano a mano che arrivano i risultati ti porta a ottenere la Serie A ottenuta 4 volte, 5 volte. Poi i tifosi, io preferisco gli sportivi ai tifosi, gli sportivi sono un'altra cosa, allora potremo avere gli stadi con i bambini, con le famiglie e con i co. A volte andare in certe curve, non lo so se si possano portare dei bambini o si possano farli ascoltare loro quello che nelle curve si dice. I tifosi sono fondamentali, quando siamo andati in Serie A col basket ne abbiamo portati 3.000 a Caserta, 3.000, e quando il Cagliari entrò in campo e vide 3.000 tifosi pescaresi, disse l'avvocato di Matteo Bonanima, abbiamo perso prima di giocare la partita. Ancora Andrea? Sì. Vorrei chiedere al giornalista Cinquino perché a Pescara la curva nord non è più quella di una volta, argomento attuale. Ma no, è interessante questo argomento della curva, anche perché l'anno scorso a Bologna, in quell'ultima giornata, quella non era chiaramente la curva nord, ma c'erano molti della nord. È chiaro che la curva può esprimere il suo dissenso. Ci sono due domande, è inutile che ci nascondiamo dietro un ditino. Ci sono due domande che non contengono la parte finale. Perché c'è forse qualche dirigente che odiava? Ci stavo arrivando. Non dimentichiamo, quello che è stato fatto a Scibilia. Ci stavo arrivando. Allora, il dissenso, che è stato fatto a De Cinque, che è stato fatto ai dirigenti che a Via Venezia furono insolentiti quando arrivò Scibilia, e poi è stato fatto a Scibilia, e poi è stato fatto. Io conosco gente che non va. Qua c'è un processo di simbiosi che vuole avvenire. La curva deve diventare Semenun, la curva deve diventare il Pescara. La curva è a. Vabbè, tu sei notoriamente, diciamo. La curva può essere utile alla società, ma la curva non è la società. Sì, però la curva può rispettare. Utilissima. Va rispettata nel dissenso. Cioè, voglio dire, sicuramente se però c'è credo gente. Credo che questi messaggi
non siano in riferimento al tipo di atteggiamento che ha la curva verso la società, anzi credo che non ci sia. La manca qualcosa. Perché la curva è vuota adesso? Allora potremmo rispondere perché c'è la televisione, perché fa freddo, perché di venerdì sera alle 9 non ci sono gli stadi scoperti. Forse molti si lamentano perché non è più numerosa. Però c'è anche gente ex curva che va in trasferta e non va all'Adriatico. Certo. Questo vuol dire che sono una nota di dissenso probabilmente c'è, va rispettata in questo, non è perché evidentemente se Sebastiani non è mai, non adesso non mi riferisco a Di Tieri che è qui, che magari molte volte non è neanche in prima persona nelle scelte, però magari sicuramente non ha conquistato la simpatia della curva. Però non è una curva polemica, ma non assolutamente, è sicuramente, ha espresso quantomeno... Vero Di Tieri, credo interpretare abbastanza... Non è in polemica con voi, non è mai stata questa cosa. Ma ci può essere quello che dice Cinquino adesso, la curva è vuota in questo ci può essere come ragionamento, però va rispettato in ogni caso. Sì, sì, sicuramente, no? Tutti vanno rispettati. Anzi, la domanda qual è, scusa? Cioè, non è una curva polemica nei vostri confronti, anzi vi ha sempre appoggiato. Ci ha sempre appoggiato quando ha avuto dei motivi di dissenso, ha espresso il proprio dissenso e... mi sembra che abbia sempre civile, un sì. atteggiamento corretto verso la società. Comunque, sempre come supportato hai detto tu, la squadra. Credo che tutti questi messaggi siano si riferiscono più all'affluenza. All'affluenza, sì, perché viene sottolineato sempre questo fatto che non è più numerosa come una volta. Ci può Vabbè, stare. Però ci sarà anche un motivo. Perché si sono un po' divisi nel settore dei distinti. Ma no, ma i tempi o stai lì o stai di là, l'importante è che riescano a tifare. Quello che no? diceva Cinquino è un ritornello velocemente, che se ricorre ogni tanto i rapporti con Sebastiani, il presidente, il dirigente... Io credo che il tifoso, se è vero come il tifoso, perché di solito i tifosi... Posso aggiungere una cosa, i contestatori maggiori verso questa società sono quelli che non vanno allo stadio, i leoni da tastiera. Lì ah, ecco, appunto, perché se no a me... Che non partecipano e si fanno vivi solo quando arrivano. Io sono tifoso del Pescara, o della squadra via. Che me ne frega, il presidente... Io innanzi vado a fare il tifo per la squadra che io amo. Mo se il presidente è Di Chiero, o il presidente Rock, certo. Io da sempre la penso così, poi voglio vedere quelli della curva. Allora, altri due, Andrea, e finiamo. Ok, vedo che tra gli ospiti c'è anche Orino Canà, o comunque forse Oronzo. Comunque la somiglianza è notevole. In effetti, ha ragione: per coprire tutti gli spazi, Oddo deve adottare la bizzone e giocare col 5-5-5. Complimenti per la sagacia tattica. Vabbè, questo sta ironizzando forse verso l'amico Antonio, Non vuole soffrire. L'ultimo, Andrea. Ok. Non vuole soffrire. Centrocampo e attacco di alto livello, in difesa ci vuole un centrale forte. E qui ritorniamo al ritornello. Insomma, siamo alle ultime battute e ci prepariamo a questa trasferta di Cesena che rievoca vecchi ricordi anche da tifoso. Di Tieri era presente alla Fiorita. È un po' la sfida che può chiarire meglio le possibilità Enrico, delle due squadre. Enrico, sì, scusami, è finale a Cagliari 3-0, in Lega Pro Spal Pisa 1-2. A te. E vediamo allora la classifica aggiornata dopo il posticipo, con il Cagliari sempre più solo al comando. 32. In campo, in casa, sì, non 32. Perde punti. 32 al secondo posto, Crotone e Bari 28, poi Cesena e Pescara 24. È una partita, ripeto, lo chiedo un po' a tutti, che può spartiacque per le posizioni dei playoff. Sì, poi c'è diciamo ancora tanto che... tempo, no, Di Tieri? Il campionato è ancora lungo, però indubbiamente una partita importantissima, penso che anche i ragazzi ne sono consapevoli, quindi sarà una settimana importante di preparazione. Però penso che il campionato è ancora lunghissimo, quindi c'è ancora tempo per chiarire le situazioni e secondo me, ripeto, conterà tantissimo la completezza dell'organico, la profondità dell'organico. Fra Ragusa e Cascione, due dei quattro ex, chi rimpiange di più? Ma non è che ci sono rimpianti, sono dei bei ricordi sia con l'uno che con l'altro. Ma in quel senso, cioè, chi vi ha dato di più allora, mettiamola così? Beh, gli anni di Cascione sono stati indubbiamente ricchi di successo, però anche con Ragusa abbiamo dei bellissimi ricordi. Cos'è questa notizia? Sì, una notizia uscita poco fa su un sito che segue molto da vicino le vicende del Cesena, tuttocesena.it. Djuric fuori almeno un mese. Oggi è stato sottoposto a degli accertamenti medici, il centravanti anche della nazionale bosniaca, una lesione inserzionale al muscolo tendineo della gamba destra. 4 settimane per lui, quindi salterà Cesena Pescara.
un problema in meno per il Pescara, facendo gli auguri ovviamente. Che ci dispiace, insomma. Mi dicevi Andrea che avevi ancora due note da sottolineare? Allora possiamo andare intanto con il premio attribuito al migliore in campo per la partita di venerdì scorso contro l'Avellino. Valerio Verre, premiato così come top player da Radio California. Eccolo. Siete d'accordo, Verre? Insieme a Benalì, ecco, anche Benalì ha fatto una gran partita, sì. No, l'altra sera. Io sono d'accordissimo, anzi vorrei dire una cosa a proposito di Verre, che nelle prime battute, nelle prime giornate forse era stato anche criticato, perché adesso senza nulla togliere a Simone Antonio, ma c'è sempre, diciamo, quel pizzico di critica, che spesso anche per i centrocampisti ci si aspetta di più. Magari. No, il centrocampo non l'ha criticato. Ma perché non ci siamo arrivati. Però all'inizio campionato c'era una frangia di anche di addetti ai lavori che magari, secondo me Verre è il giocatore più forte del Pescara, è probabilmente quello che può far fare la differenza. Il Pescara ha nell'attacco il reparto più forte rispetto anche agli altri centrocampi, perché Memucci è un altro nazionale, è un giocatore di grande esperienza, e quando non ha quei momenti di nervosismo diventa uno dei centrocampisti più affidabili. E poi Mandragola è la novità. Verre secondo me è quello che a fine campionato, se il Pescara volerà, come dal tuo titolo Enrico, penso che sarà quello che farà la differenza. E poi da sottolineare la grande prestazione di Benalì, quindi la banda Bassotti. Benalì è senz'altro, non abbiamo parlato di Valotti, ma Benalì, diciamo, ecco, tornando al discorso di Cocco, se vogliamo, allora forse la grande delusione, forse sta fino a questo momento, è più Valotti. Allora, Andrea, poi c'è un'ultima nota che vogliamo evidenziare, c'è questa foto, perché va all'asta la moto di Massimo Oddo, e il ricavato di questa asta sarà devoluto al progetto Adotta un Giovane Sportivo. Beh, complimenti per l'idea. Gaetano, cosa rimproveri ad un tifoso come Antonio Colatriano, per esempio? Oh, niente, non gli rimproverò niente. Se hai detto che è un tifoso, può fare quello che vuole, può dire quello che vuole. Sì, questa sera è in veste di tifoso. Se fosse, no, uno sportivo, gli rimproverei qualcosa. Da tifoso, è uno sportivo, può dire, è stato anche dirigente di calcio. Da tifoso può dire quello che vuoi. I tifosi dicono le cose più assurde, ma è giusto che lo dicano. Se io ti dico che il centrocampo del Pescara è il più forte, sì, della Serie B, dire. Sono un tifoso o sono uno sportivo? No, sei uno sportivo. Se il centrocampo, se del ti dico Pescara che il centrocampo del Pescara, nell'assortimento, io parlo. Perché ne sono sei, uno più bravo di un altro, io ti dico che è il più forte della serie cadetta, è il più forte della serie B. Ma è quel tipo la di gioco che non porta a evidenziare le caratteristiche di quei giocatori, perché se Mandragora, Verre e Colli facessi giocare come giocava, faccio l'esempio, con Baroni, probabilmente non otterresti gli stessi risultati. Il problema è che l'allenatore, io faccio un esempio, Insigne, adesso il fenomeno della nazionale, ha avuto lo stesso problema che probabilmente mi pare abbia avuto Valotti, abbia avuto a recriminare. L'hanno messo a posto subito e ha ripreso. Ma ha rischiato, quindi ci vuole pazienza, vuoi dire? Ci vuole che ognuno rispetti i suoi ruoli. Quindi con l'Adriano non l'ha rispettato questa sera. I tifosi battono le mani, i dirigenti dirigono e mettono la moneta. No. E gli altri fanno, e l'allenatore fa quello che deve fare, il direttore sportivo e compagnia bella. Una cosa mi permetto di dire: quanti giocatori ha valorizzato il Pescara in questi anni? Tanti. Quanti giocatori? Politano, Maniero, ma quanti? Tanti. Che significa che c'è una continuità di bravura nel valutare, nel fare certe scelte e nel fare senza dubbio. Questo è fuori dubbio. Sergio, ci sei a Pescara? La tua previsione? Cesena Pescara, secondo me Cesena è l'avversario più difficile del campionato, è la squadra che gioca forse meglio, Drago è uno degli allenatori migliori, io mi accontenterei di un pari. Francesco? No, che partita... Preferirei la vittoria, certamente non è una gara spartiacque, certamente non è determinante, chiaro. È una gara importante, ma fa il risultato a Cesena, vince a Cesena, diventa poi importante, e diremo le stesse cose sette giorni dopo per la partita con lo Spezia. È l'autostima che, vincendo a Cesena, i giocatori si rendono più consapevoli di essere forti. Ecco perché dico... Allora, Antonio Colatriano, tifoso esigente, mettiamola così, cosa chiede a un rappresentante della società?
di fare uno sforzo a gennaio, ma è inutile prendere un centrale. Deve prendere Salamon, finito, giù. O si prende quello, se no. Se Salamon non viene. Cioè. Ma si deve convincere a venire, perché tanto a Cagliari manco gioca. È inutile stare lì a prendere un'altra controfigura. Non esiste solo Salamon, infatti a Cagliari è un giocatore che ha giocato. Però a Cagliari non gioca. Ma sai perché, Enrico? Sì, ha però giocato a Pescara, conosce l'ambiente, è facile, capito? Litieri come risponde alla richiesta, mettiamola così, di un innesto in difesa? Siete pronti? State valutando? Posso parlare Antonio con Salamo, vediamo se riesce a convincerlo. Porterete lui forse al mercato. Guarda, quando avete trattato Torreira, no? Mo, giusto che me Andrea, l'hai tirata fuori. Andrea, intanto saluto chi sono fuori. Questi due. Quando siete andati a trattare Torreira? È un selfie di qualche giorno fa, dopo la vittoria di La Spezia, dei due ex biancazzurri, Salamo e Melchiorri. Difficile. Va bene, allora, in bocca al lupo al Pescara. Prima, per Cesena, vi ricordo venerdì sera la diretta sempre dagli spogliatoi del Manuzzi, servizio che proponiamo ogni fine gara. Ringrazio Francesco Di Francesco, Gaetano D'Urso, Sergio Cinquini, in bocca al lupo per le tue trasmissioni. Grazie ad Antonio Colatriani, grazie a Nicola Litieri, pronto ad iniziare il nono anno. No? Se Dio vuole. Ma no, come se Dio vuole? La volontà c'è. La volontà c'è sempre. Quindi si va avanti. Grazie per averci scelto. Secondo in classifica a dicembre. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.